Ciao a tutti bella gente, il vostro Catto è tornato. Oggi ho intenzione di fare un video tutorial su come installare il vostro controller della PS3 su il vostro computer. Bene, ora siamo alla lista delle cose necessarie. Un controller PS3, anzi, bianco che è più figo. Seconda cosa necessaria, il lunghissimo cavo USB del vostro controller. Andalo qua. Bene, se avete questi due oggetti potete continuare a guardare il video. Altrimenti, che cazzo avete aperto il video a fare, mi chiedo. Bene, ora cambio visuale. Andiamo al PC. Intanto vi starete chiedendo, ma perché il computer non legge il joystick della PlayStation? Beh, ovviamente perché la PlayStation è della Sony, mentre i computer di solito sono della Microsoft. E non c'è, diciamo, come dire, non vanno molto d'accordo queste due case produttrici. E non vedo il problema, però basta scaricare i driver apposta. Ora, aprite un qualsiasi motore di ricerca. Dovete andare su www.motionenjoy.com. Il sito comunque sarà in descrizione, non preoccupatevi. Ora dovete scaricare la versione che più vi aggrada. Per esempio, io ho 32 bit e 64 bit all in one. Questa qua, quella che ho scaricato io, dovrebbe andare bene a tutti voi. Schiacciate sito 1 e vi partirà il download. Io lo annullo perché, come vedete, l'ho già scaricato. Una volta scaricato, apritelo e vi aprirà questo. Lo fate partire, bla bla bla, next, mettetelo dove ne avete voglia. Cosa c'è? Motion Enjoy, sì, beh, io l'ho già installato, quindi non starò qui a installarlo, tanto ci vorranno 3 secondi. Poi chiudete tutto. È in corso download. Sì, chi se ne fa io. E vi apparirà magicamente questo DS3Tool. Nel caso non vi apparisse quest'icona, andate dove avete installato il programma, che dovrebbe essere in programmi Motion Enjoy, eccolo qua, DS3, ed è qui questo programmino qua. Fate il collegamento sul desktop e via, poi fatelo partire. Olè. Vedete, wait for controller to be connected. Ora prendete il vostro joystick e collegatelo tramite il cavo USB in vostra dotazione al computer. Lo sto facendo anche in questo momento, un attimo. Eccomi qua. Bene, vedete, il mio è già riconosciuto. Control DualShock 6X. Però nel caso non ve lo riconoscesse, andate in Drive Manager. Ho detto Drive Manager. Ok, Drive Manager. Schiacciate, spuntate questa casella qua e fate Load Driver. Vabbè. Beh, nel caso a me mi dice che ho già installato e quindi fa in un secondo. Però poi mi ci metterà da tipo un minuto, credo. Poi tornate in profilo e vedrete che il vostro joystick sarà riconosciuto perfettamente. Ora schiacciate su Xbox 360 Controller Emulator, quindi spuntate questo, non cambiate niente qua perché tanto non serve a niente, e ora il vostro controller PS3 verrà riconosciuto dal computer come un controller dell'Xbox 360 per computer, quindi potete giocare a tutti i giochi che possano utilizzare un joystick del Xbox. Nel caso vorreste cambiarvi i bottoni, tipo il triangolo e perché ovviamente in gioco saranno riportati a schermo i tasti dell'Xbox, non della PlayStation, quindi il triangolo sarà la Y, il cerchio sarà la B, la X sarà la A e il quadrato sarà la X, L1 saranno tutti questi qua, bla 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 bla.
Nel caso potete anche cambiarli, tipo se volete che il triangolo sia, non lo so, la B, schiacciate qui e va a posto. E potete creare delle configurazioni per ogni gioco. Vi basterà schiacciare config, scrivere il nome della configurazione, tipo questa configurazione la uso per giocare a Devil May Cry, fai new, poi mettete a posto tipo la Y, voglio che sia start, il cerchio voglio che sia la Y e il quadrato voglio che sia Rex Tigre, quello. Ve la salvate e poi ogni volta per cambiarlo basta che entriate qua, scegliete uno dei due, vedete che è tornato a posto. Queste qua sono quelle di default, quindi non possono essere cancellate tra l'altro. Se invece queste qua sono quelle normali, se invece voi giocate a Devil May Cry, schiacciate qua e vedete che va a posto, insomma. Auto turbo non so bene cosa servono, sinceramente. E niente, se volete cancellare, schiacciate delete, delete e via. Vabbè, esci dalla pagina. Qua inoltre potete anche configurare i numeri che vengono illuminati sul vostro joystick. Sapete che ce ne sono 4, potete illuminare l'1, il 2, il 3 o il 4 o qualsiasi combinazione di questi, insomma. Oppure schiacciate qua e vabbè, vi si illumineranno tutti e quattro a scala. Prima uno, poi due. Insomma, è bruttissimo da vedere. Quindi io ho tenuto l'uno perché è più figo. Inoltre, se schiacciate su Vibration Testing, sentite che vibra. Ovviamente questo vibrerà soltanto se avete un 6662 Shock 3, perché gli altri non vibrano. E niente ragazzi, questo è tutto. Per giocare potete inoltre tranquillamente spegnere il programma, chiuderlo, fare quello che ne avete voglia, perché tanto rimarrà configurato. Bene, se questa guida vi è servita mettete un mi piace, altrimenti mettete un mi piace lo stesso, cosa vi costa. Qui è Catto che parla, è tutto. Vi ringrazio per la visualizzazione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!